Benvenuti alla lezione numero 38 del diritto in pillole. Oggi parliamo dell'imprenditore e della classificazione delle imprese. L'imprenditore. La definizione di imprenditore ce la dà il Codice Civile all'articolo 2082. L'imprenditore è chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi. Da ciò si evince che per diventare imprenditore un soggetto deve svolgere un'attività che presenti determinate caratteristiche, e cioè deve essere un'attività economica, cioè diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi, deve sopportare dei costi e realizzare dei ricavi, cioè un profitto. Deve essere un'attività organizzata, quindi con la presenza di capitale e lavoro. Deve essere un'attività professionale, svolta cioè in modo abituale, costante, duraturo, non occasionale anche se stagionale, come la gestione di impianti sciistici, balneari e termali. Libero professionista, un agente di commercio e chi gestisce un negozio. Veniamo alla classificazione dell'impresa. In relazione all'attività esercitata, parliamo di impresa commerciale e imprenditore commerciale, ogni imprenditore non piccolo, chi non esercita attività agricola e quindi attività industriale, attività di trasporto per terra, per acqua, per mare, per aria, attività bancaria e assicurativa, attività di acquisto e vendita dei beni. Parliamo ancora di impresa agricola. È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento del bestiame, e le attività connesse, cioè quelle legate ad attività agricola principale o da queste dipendenti. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, per esempio trasformazione dell'uva in vino, chi coltiva e vende i propri prodotti agricoli. Non sono agricole, ma commerciali le grandi imprese di trasformazione, come i caseifici, l'oleifici, le imprese conserviere, esse infatti non si limitano a trasformare i prodotti prevalentemente propri. La disciplina per quanto riguarda le imprese agricole. Dal 1993 è obbligatorio l'iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese. Non hanno l'obbligo della tenuta delle scritture contabili e non sono soggette né a fallimento né ad altre procedure concorsuali. È da notare che sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili non solo i piccoli imprenditori agricoli, ma anche i grandi imprenditori agricoli. Classifichiamo adesso l'impresa in relazione alle dimensioni, quindi parliamo di piccolo imprenditore. È considerato piccolo imprenditore il coltivatore diretto del fondo, l'artigiano, i piccoli commercianti e coloro che svolgono un'attività professionale organizzata con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia. È da notare bene che il piccolo imprenditore non è soggetto a pubblicità legale, cioè all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese. Inoltre, i piccoli imprenditori non sono soggetti al fallimento e alle altre procedure concorsuali quando gli investimenti non sono superiori a 300.000 euro, quando i ricavi lordi negli ultimi 3 anni non sono stati superiori a 200.000 euro annui e quando i debiti non sono superiori a 500.000 euro. Quindi devono considerarsi piccoli imprenditori solo gli imprenditori individuali e non gli imprenditori collettivi, vale a dire le società, le cooperative, i consorzi, che devono sempre tenere le scritture contabili, qualunque sia la loro dimensione economica. Parliamo ancora di grande imprenditore. Sono considerati grandi imprenditori coloro che esercitano un'attività di impresa con un significativo investimento di capitale, ragion per cui possono essere assoggettati al fallimento e alle altre procedure concorsuali, poiché gli investimenti sono superiori ai 300.000 euro, i ricavi lordi negli ultimi 3 anni sono stati superiori ai 200.000 euro annui, oppure i debiti eventuali superano i 500.000 euro. Sono soggetti allora all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese
tranne se trattasi di grandi imprese agricole. È da notare che la distinzione tra grande e media impresa non ha rilevanza dal punto di vista giuridico, perché entrambe sono sottoposte alla disciplina, alla stessa disciplina legislativa. Ancora, classifichiamo l'impresa in relazione al soggetto esercente, per cui parliamo di impresa pubblica. Sono imprese esercitate dagli enti pubblici, sono le persone giuridiche attraverso cui la pubblica amministrazione esercita attività amministrativa. Si distinguono in enti pubblici economici, che hanno l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, tuttavia in caso di insolvenza non sono assoggettati al fallimento, ma alla liquidazione coatta amministrativa. E poi ci sono gli enti pubblici non economici. In relazione al soggetto esercente esistono poi le imprese private. Sono tutte le imprese gestite dai soggetti privati. Grazie per l'attenzione e alla prossima lezione.